farò uno speed test per farvi vedere perché è la rete migliore del mondo, Verimobile, anche perché la rete mobile è superiore alla fissa, ora vi faccio vedere. Non mi hanno ridotto la velocità, c'è un problema di caldo e la rete non arriva neanche a 1 Mbps. Sono 600-700 kb. 600-700 kb. Voi con la rete fissa, se avete 1000 kb, cioè 1 mega, voi non vedete a malapena 144p. Invece con la linea mobile si può vedere tranquillamente anche con 600, 400, 300 kb una risoluzione di 360 vicino all'HD. E se si riduce la velocità del video, si vede tranquillamente l'HD. Io adesso sto arrivando a 0,80. Che significa 0,80? 800 kb, sta variando perché fa caldo e le BTS per non farle surriscaldare hanno abbassato la banda, la velocità. Per cui hanno ridotto la velocità a tutti i clienti in questa zona. Eppure io sto dicendo, uno direbbe fa schifo sto valore, no con Verimobile, perché comunque vedi l'HD, cioè vedere un HD con neanche 1 mega è tanta roba, perché con la fissa bisogna averne almeno 2, 3, 3 mega, 2 mega bisogna avere per vedere l'HD, per iniziare a vedere l'HD 2 mega, per vederlo tranquillamente 3. Con la rete mobile invece lo vedi neanche con 1 mega, cioè la velocità 3 volte superiore o anche di più. Perché comunque ho 0,81 di download e 1 Mbps preciso di upload. Quindi sono al secondo, ascoltatemi, sono al secondo, sono 160, no, 170 kb al secondo di download, perché bisogna dividere per 5. L'upload sono 200 kb al secondo, quindi bisogna ulteriormente dividere, e ciò nonostante se riesce a fare tutto. Praticamente con la linea fissa, ripeto, bisogna avere minimo 1,4 mega per vedere 1,5 mega, per vedere 360p. Se nel caso non si riesce a vedere, vuol dire che avete una rete così scarsa come l'avevo io quando mi rubavo nel wifi, che mi andava a 200 kb e non mi si apriva neanche Google con la rete fissa, volevo dire, con la rete fissa. Praticamente mi già spiegato, mi rubavano password e tutto. E praticamente andava così male che non si riusciva a fare niente. Queste cose l'ho già spiegato 300 volte. Però vi sto dicendo, in questo caso la rete fissa è inferiore di potenza rispetto alla rete mobile. Con la rete mobile, come vedete, anche con questi risultati bassissimi, uno direbbe che cambio operatore. Io non cambio operatore, riesco a farci tutto con questa SIM. Anche con questi valori riesco a fare tutto. Non a caso io con 3 mega, 4 mega qualche volta riesco a vedere Ultra HD, invece con la fissa riesce a vedere solo HD in quelle condizioni di 2-3 mega. HD o grafica massima DSD, cioè significa 360p o 480p. Invece con la mobile, come vedete, con soli 0,81 di download, Verimobile ti permette di vedere quasi l'HD. È veramente una cosa bellissima. Ora vi faccio sentire una cosa, vi faccio vedere un breve video di YouTube che prendo lo spezzone e lo unisco per farvi vedere una cosa, per farvi capire. Allora, premetto che contro la Telecom io non c'ho niente, ho sempre ricevuto il massimo. Era colpa dei vicini albanesi che mi rubavano il wifi, che mi andava male. Questo video, in questo caso, è anche per dimostrare, per farmi intendere come andavo male io con la wifi per colpa di loro, e per come la rete mobile funzioni meglio con gli stessi valori di questa persona. Io mo sto registrando lo schermo giusto per farvi intendere la differenza anche di quello che dice lui, dalla sua esperienza, la differenza tra una SIM telefonica mobile e una rete fissa. La rete fissa, ripeto, anche se raggiungete 2 megabit e riducete la velocità, forse vedete HD 720. In questo caso non ne raggiungo neanche uno, vicino a uno, 0,80, 0,060.
E nonostante i valori, io riesco a fare l'HD, riesco a vedere l'HD, basta mandare un po' indietro per 1 minuto, 2 minuti, ma va senza blocchi. Quindi veramente mobile, veri mobile, eccezionale, complimenti. Veri mobile non me la tolgo, non cambierò per nessun motivo operatore, rete bassa, rete alta, non cambio linea perché nonostante i valori io riesco ad andare, io riesco a navigare, io riesco a vedere i video, riesco a fare tutto. Riesco a fare tutto, mentre con la wifi che mi rubavano, io avevo una 20 mega, ma arrivavano 17 mega 60 quando cambiavo password e 0,90 pieni di upload per colpa di questi maledetti. L'aldovload si abbassava a 7 mega, 8 mega, ma quello è il minimo, quello è il minimo. E già quando una 20 mega scende al di sotto dei 7 mega e 2 si libero di non pagare perché c'è un'enorme differenza di velocità. Molte volte mi si abbassava 3 mega, 2 mega, mi si bloccava l'HD ragazzi, con la 20 mega mi si bloccava l'HD, non per colpa di Telecom Italia, per colpa di questi che mi scroccavano la password. Qualche volta non mi si apriva neanche YouTube, neanche Google, non mi appariva Google, raga, non mi appariva la scritta Google, non mi apriva i siti, niente, io mi sono dovuto staccare dalla mia stessa wifi, questa storia l'ho già spiegata, ora... Sto facendo capire anche con queste parole perché la rete mobile è superiore. Ora vediamo questo video per farmi intendere quello che ho passato in velocità. Cioè, nel senso, già questo riscrive quando va a 700 kb, 0,70 pieni. Io andavo a 0,2, ragazzi, io andavo a 0,2 per colpa di questi. Vediamo questo video così capite la differenza tra linea fissa, linea mobile e prestazioni. Proseguiamo a vedere il video. Oggi sono qua con un video un po' diverso, voglio far vedere veramente il degrado di Telecom Italia e le connessioni italiane, il degrado più totale in assoluto. Allora, io ho l'offerta TIM Special, quella garantita praticamente della massima velocità di zona ADSL, quindi non fibra comunque, quindi 7 o 20 mega. Allora, sulla mia zona non è disponibile la 20 mega, no? Quindi ho la 7 mega. Non preoccupatevi per l'IP, lo cambio subito. Praticamente io ho la 7 mega e per ogni connessione a 7 mega praticamente la velocità minima che deve essere garantita assolutamente deve essere per forza non inferiore a 1,2 mega, cioè non deve assolutamente scendere sotto. Se scende sotto questo valore, cos'è la velocità minima? La velocità minima è il servizio minimo che devi ricevere. La qualora una persona scende sotto il valore minimo, andatevi a informare, è libero di non pagare o di pagare molto molto meno, se no 5-10 euro al mese nemmeno, per quanto vada male, perché è quasi un disservizio. Cos'è un disservizio? Un disservizio è che internet assente. Quasi un disservizio o un mal disservizio, nel senso un mal funzionamento della linea, è quando internet il valore è così basso che a malapena si riesce a navigare. Ma qualora si va a 1,2 mega, si vede minimo 144p vicino alle 240 senza blocchi. Praticamente 7 mega sono 1 mega al se no, sono 1,4 mega al secondo. Se lui va a 0,75, praticamente se sapete quanto va sta persona? A 0,75, sì e no, se raggiunge vicino alle 150 kb al secondo. Un sito. Premetto a dirvi che sono vicino a 1 mega, siamo lì. Quindi per caricare, già lui per caricargli Google ci metterebbe 1 minuto quasi. No, 1 minuto, 10 secondi, poco più di 10 secondi. Beato te che hai fatto questo video e a questa velocità. Io qualche volta non riuscivo neanche a aprire Google, andavo peggio di te, 02 avevo, 02 per colpa degli albanesi, 02. Non mi stancherò mai a dirlo. Io quando avrò il mio risarcimento mi stancherò di dirlo. Non ci sarà più bisogno. Perché tuttora me lo devono dare. È una cosa inconcepibile. Io non me ne assegno, non mi arrendo. Non mi scoraggio. O mi danno i soldi o mi danno i soldi. Perché
di tasca nostra se ne andavano 24,90 euro al mese per avere una 20 mega e magari avevamo una 7 mega libera, magari ci facevamo un abbonamento di 5 mega che magari ci andava meglio di quanto ci rubavano. Perché con 5 mega vedi l'HD, a noi si bloccava spesso e volentieri 720p HD. Con 5 mega vedi 1080p, a noi si bloccava con la 20 mega, 720, quindi inferiore a 3 mega, e certe volte non sapeva neanche Google. Vergogna questi ladri, vergogna, non si ruba il wifi. In questo caso a lui c'è un mal di servizio, perché ha provato a mettere il cavo e tante altre cose che descrive. A lui in questo caso è proprio la telecom che non funziona, a me invece funzionava benissimo. Io non ho niente contro Telecom Italia, è colpa di queste che mi andava male. Proseguiamo a vedere il video. Per farmi intendere, perché in questo momento ho 800 KB, perché ripeto, la linea telefonica mobile è superiore alla fissa. Però mi sono accorto che quando va su 10 mega va esattamente come va la fissa. Quindi la velocità anche quando si abbassa la mobile va sempre bene, invece la fissa no. Ogni mega è importante, ragazzi, soprattutto sulla fissa, soprattutto. Proseguiamo a vedere il video. 1,2 MB, perché è la minima che deve essere garantita assolutamente. Allora, quindi questa, come potete ben vedere, è la mia rete wireless Netgear 70 connessa protetta. E ho qua aperto anche il pannello di gestione del router con le statistiche di connessione. Bene, adesso andiamo qua praticamente sul computer portatile. Vedete che sta scaricando un torrent e sta andando comunque abbastanza veloce sulla rete del mio vicino di casa. Allora, ovviamente ho chiesto al mio vicino di casa la password per connettermi e tutto. Quindi non venite a dire adesso: ma ora ti prendi la connessione del tuo vicino. No, non farei mai una cosa del genere. Lo conosco, gli ho chiesto la password perché in questa fascia oraria che va praticamente dalle 5 del pomeriggio fino a mezzanotte e mezzaluna, la mia connessione è inutilizzabile, non c'è verso di usarla in nessun modo. Quindi, per farvi capire che non è proprio un problema della centrale, è più un problema della mia connessione che non vogliono risolvermi in nessun modo, visto che ho chiamato un casino di volte e non c'è stato verso di far niente. Come potete vedere qua, questa è la connessione utilizzata dal computer portatile in tempo reale su la Alice 28, che è la connessione appunto del mio vicino di casa. Bene, allora adesso concentriamoci un secondo però sulla mia Netgear. Come potete vedere, connection speed in downstream, cioè la connessione in download in arrivo, è 8 mega, circa 8 mega. Questi sono i valori di attenuazione di linea, un altro valore tipo margine di rumore di fondo, insomma, no? Ecco, valori che più alti sono meglio è, per quanto ho capito. E sono molto alti, cioè questi valori sono comunque perfetti. Quindi quello che non capisco è perché se io vado a fare uno speed test ottengo questo risultato qua. Il ping, vabbè, ok, che ho internet play, quindi giustamente deve essere basso. Però il download, cioè il download, gente, il download. Ascoltate bene cosa dice questa persona. Come vedete, lui nello speed test c'ha 0,67. Beato lui, è già lui che paga, si sente di forte. Io sono ancora più nella ragione. Ma anche questa persona. Ma io intendo dire, io andavo certe volte a 0,2, ragazzi. A 0,2. Avevo la wifi. E mi andava a 0,2 su 20 mega. Perché? Perché me la rubavano, ho avuto le prove e tutto il resto, ma la rubavano loro. Cambiavo password, ho già detto questo discorso. Sentite bene cosa dichiara. Io ho 0,80 sulla linea mobile, che fai tutto sulla linea mobile. Ma io, anch'io se avessi avuto 0,80 sulla linea fissa, non avrei potuto vedere neanche 144p. Perché per vedere 144p è la risoluzione più bassa ai video che sta su YouTube. Quindi i video a questa persona si bloccheranno ogni 5 secondi, ma ogni pure ogni 10 secondi, no ogni 10 secondi, ogni 10 secondi si carica un secondo di video a questa persona. Cioè passano 10 secondi ragazzi a girare il buffering, gira il cerchio e poi carica un secondo o due, scommetto, vero? Poi riprende. È uno schifo. E a me non mi si apriva neanche Google. Beato lui, a me non mi si apriva neanche Google. Per colpa di sta gente. Bisogna prendere provvedimenti. Allora è un problema tecnico. A me invece arrivava tutta. Per colpa di questi vicini.
Albanesi. Allora, ascoltate il resto, così vi fate le idee chiare di come funziona tutto il resto. A me comunque va così bene perché ho la linea mobile, sulla mobile va più veloce. Anche con 0,12 andate su YouTube. Più o meno, ecco, quando andate a 128 KB, più o meno è la velocità di un mega fisso. Sembrerà assurdo, andatemi a informare, fate test su test, andate a cercare un amico che ha 7 mega fissi e paragonate la risoluzione dei video a 7 mega di una linea mobile che va in quel momento, se arriva a 7 mega in quel momento, fatela per colazione perché la linea mobile è superiore a quella fissa in velocità, però quando raggiungono entrambe le 10 mega vanno uguali. Praticamente quando il valore è basso alla linea mobile comunque va meglio della fissa, invece quando si va su 10 mega sulla mobile, 10 mega sulla fissa si equivalgono, vanno uguali. Proseguiamo a vedere il video così vi schiarite le idee. Un mega e due, ce lo sogniamo un mega e due. Un mega e due non ci sarà mai. Non c'è un mega e due, non, cioè non esiste qua su questa connessione. Esiste alle 3:30 di notte, 4. Io mi sognavo un 7 mega 2, me li sognavo 7 mega 2 perché andavo a 200 KB e certe volte non si apriva Google. Beato te, e già questo è incavolato nero, ragazzi. Di notte, allora c'è la 4 mega. Già la mattina andiamo verso 2 mega, 2 mega e mezzo. Dalle 5 del pomeriggio fino a mezzanotte circa, verso le 21:20, questa connessione è inutilizzabile, totalmente inutilizzabile. Anche guardare un video su YouTube, per esempio, cioè per guardare un video su YouTube, adesso non apro perché sennò, cioè qua falsa lo speed test, però guardare un video su YouTube nemmeno in Ascoltate bene. 144p riesco a farlo senza blocco. Adesso non apro perché sennò, cioè qua falsa lo speed test, però guardare un video su YouTube nemmeno in 144p riesco a farlo senza blocchi, cioè rendiamocene conto. A me mi si bloccavano a 240p, 360p, certe volte, anche a 144, molte altre volte non si apriva neanche Google a me, che avevo la 20 mega. Non colpa di Telecom, per colpa degli albanesi che mi rubavano il wifi. Perché noi paghiamo le abbonamenti per usarli, non per stare quasi a zero. Nel mio caso avevo un furto di wifi. Nel suo caso invece un mal di servizio, però al tempo stesso di queste due cose vi sto anche spiegando che la SIM è superiore alla fissa, perché chi avete 0,12, chi avete 0,20, chi avete 0,80, YouTube lo vedete sulla SIM, invece con la linea fissa no, bisogna avere almeno un mega pieno per vedere 144p, per vedere 360, 1,4 mega, per vedere YouTube. Ascoltate bene cosa dice questa persona. Perché sono le stesse cose che vi sto dichiarando. Queste sono testimonianze paragonate a quelle che dico io, per farmi intendere bene. Ancora pensate che esagero a dire le cose? Proseguiamo a vedere i video e facciamoli ripetere il discorso. No, cioè qua falsa lo speed test, però guardare un video su YouTube nemmeno in 144p riesco a farlo senza blocchi, cioè rendiamocene conto, nemmeno in 144p, e questo è estremamente grave, estremamente, visto che comunque il pannello del router, i risultati sono questi, e i risultati sono normali, e anche loro stessi di Telecom mi hanno detto no, guarda, ma da noi non c'è nessun problema. Certo, un problema mio. Adesso guardate bene con attenzione a un frame. Ora vi faccio vedere una cosa. Farlo senza blocchi, cioè rendiamocene conto, nemmeno in 144p, e questo è estremamente grave, estremamente, visto che comunque il pannello del router, i risultati sono questi, e i risultati sono normali, e anche loro stessi di Telecom mi hanno detto no, guarda, ma Allora, io questo ragazzo ho già capito cos'è il problema. È un problema non della connessione totale, a questa persona è un problema di download. L'upload da 7 mega è 0,40, il suo upload è 0,35, quindi prende quasi il massimo. L'upload,
Lui dovrebbe prendere 7 mega, invece questa persona prende 0,68. Significa che prende una rete 10 volte inferiore. Cosa significa 10 volte inferiore? Che anche, anziché scaricare al secondo 1,4 mega, questa persona scarica 140 KB al secondo. Quindi questa persona per caricare 280 KB, che non sono veramente miseri, sono miseri, ci mette 2 secondi. Per caricare 2 mega e 8 ci mette 100 secondi, quindi lui, questa persona, ci mette quasi 10 minuti per scaricare un file di 3 mega. È una vergogna. E io andavo ancora peggio di lui. Qualche volta andavo peggio di lui. E questi ancora a continuare a rubarmi la password, a continuare a navigare nel mezzo che passa sti cacchi e mazzi. Non è così che funziona. Io voglio il mio risarcimento. Già questo si è arrabbiato, ma nel suo caso. Non è un furto di wifi. Nel suo caso, è un problema di linea. A parte che l'upload è pieno. A parte che se lui mette il cavo e tutto il resto. A parte che comunque quando si fa il test con il cavo, ragazzi, ricordiamoci di spegnere il wireless al modem. Il modem bisogna tenerlo acceso, però bisogna entrare nel modem, nelle impostazioni di disabilitare il wireless. In questo caso si vede subito con il cavo se c'è qualcuno attaccato, perché se si fa il test con il cavo e lo speed test è basso, vuol dire che bisogna testare anche con il wifi spento, cioè tenere il router acceso, spegnere il wireless e tenerlo con il cavo e il router. Se internet si alza, vuol dire che c'era qualche scroccone. Se invece rimane invariato, come questa persona, vuol dire che c'è un problema tecnico. Allora, nel mio caso, allora mo vi spiego le cose. Nel mio caso del wifi era un problema che mi rubavano la linea e me l'hanno quasi azzerata. Credetemi, me l'hanno quasi azzerata. Una volta sola mi è andata a 64 KB per colpa di questi. Cambiavo password. Indovinate quanto andava subito dopo aver cambiato la password del router per accedere. La mia password del mio router, della mia connessione. 17,60 MB. Sti pezzi di M. Me l'hanno uccisa la connessione. Me l'hanno uccisa per 3 anni. Me l'hanno uccisa. Me l'hanno uccisa. Non nel senso. No, me l'hanno quasi azzerata. Allora, nel mio caso era un furto. Mi andava male perché mi rubavano la password. Nel caso di questa persona, vi sto spiegando tutte queste cose simultaneamente. Nel caso di questa persona invece è proprio la linea che non funziona bene, c'ha un mal servizio o quasi un totale di servizio nel download, ma l'upload è pieno. 0,35 è un buon valore per una 7 mega. Vi ricordo che una 7 mega non supera le 0,40 di upload, quindi ci siamo. Quindi nel tuo caso, se stai vedendo anche tu questo video, è un problema di download quando l'hai avuto. Non tanto di connessione totale, cioè non è che ti arriva male alla linea, è un problema nella linea di download, però questa persona riceve 7000 KB. Quindi se dalla centrale arriva tutta, forse avevi un problema al cavo che arrivava fino alla borca di casa tua, dove collegavi la spina del router. Forse nel tuo caso avevi una spina mezza bruciata e non ti funzionava bene, mal di servizio, dovevi farla sostituire. Però in questo problema lui l'ha sottolineato e la Telecom non si è presentata. Allora, queste cose non si fanno. Però io con la Telecom non ho avuto mai problemi. È stata totalmente colpa dei vicini, albanesi di sotto. È stata totalmente colpa di loro, perché a me andava sempre bene, ragazzi. Come vedete che mi calmo. Succedono disgrazie, succedono ingiustizie e le persone si abbandonano così. No, devono capire. La gente deve capire che devono dare una mano. Devono impedire a queste persone di fare ste magagne. Perché veramente è un'ingiustizia. Gente che subisce ingiustizia, colpe che non ha fatto, è veramente non funziona così. Il mondo deve funzionare che se una persona si comporta bene, deve andare bene. E che cazzo? Sono puristi quando le persone comportarsi male. Ma che cacchio? Nel suo caso è mal di servizio. Adesso, come terza cosa, vi spiego, la SIM ha una connessione superiore alla fissa in prestazioni. Che anche se avete valori bassi con la SIM telefonica riuscite a fare tutto. E quando toccate già 10 mega, iniziate a vedere come la rete fissa, iniziate a vedere 4K. Eppure se non sei neanche un mega, cioè riuscite a fare tutto. Ora faccio di nuovo lo speed test, ragazzi. Ora faccio lo speed test. Vi faccio vedere. Questo è lo speed test di prima. Guardate che bello. Io con questi bassi valori, nonostante tutto, perché è un problema di caldo,
Io adesso non sono arrabbiato perché mi va male, per colpa. Si è alzata adesso, benedico. In questo caso mi va male perché fa caldo? Per il caldo? E non mi frega. Però se io ho bisogno di connessione in continuazione e uno me la va a toccare, mi frega sì, perché in quel momento il servizio lo ricevo tutto, o tutto possibile che arriva, e mi fa male, mi va magliare la nina per colpa di sti ladri. È normale che mi arrabbio. Però in questo caso c'è caldo e alle BTS hanno messo risparmio energetico, che significa quando fa caldo le BTS diventano bollenti. È in automatico, hanno un servizio automatico che praticamente quando le BTS, le antenne telefoniche si surriscaldano con il caldo, abbassano la banda. E nonostante che ho questi valori pessimi, che uno avrebbe già cambiato operatore, io non cambio operatore. E nonostante tutto, riesco a fare tutto perché la SIM mobile, ho testato in tutti i modi, l'ho spiegato, è superiore in prestazione. È superiore, nonostante questi valori scarsi, io riesco a fare tutto con la SIM. Con la SIM, con questi valori, faccio tutto. Io c'ho la velocità pari pari vicino a 2 mega fissi. Cioè, una 2 mega ti permetterebbe di vedere 480p, 720p. Io 2000 kb ti permetterebbero di vedere quasi HD. Io in questo caso sto prendendo soltanto 850 kb di linea mobile e 330 kb di upload, eppure YouTube funziona, eppure vedo l'HD, eppure riesco a fare tutto. Io adoro questo operatore, io lo adoro. Vi rispiego che con la rete fissa, anche se avete i valori uguali a questi, non avete tutta questa velocità. Andate a provare, andate a provare. Andate a cercare un amico che ha la 2 mega a casa. Andate a cercare una persona, una scuola che sta a 1 mega, non lo so, ovunque, perché solo le scuole alle poste hanno le linee fisse vecchie. Andate a cercare lì. Vi garantisco che se trovate 1 mega, 1000 mega, cioè no, 1000 mega, scusate, 1000 kb, che mi ero imbrogliato, significa che prenderà 0,95, 0,80 pieni come adesso, o 1,0, 1,10, non oltre. Non vedrete fluido neanche a 144p. Io che sto prendendo con la mobile, intendo dire che linea fissa è linea fissa, c'è una funzionalità diversa. La linea mobile c'è anche lì un'altra funzionalità diversa. Onde radio è una cosa, linea fissa è un'altra cosa, che con il cavo che arriva in casa, cablata, senza ripetitori, perché arriva dall'armadietto fuori dalla TIM o poi dalla centrale. Però vi sto spiegando, io ho la linea mobile, veri mobile. Nonostante sti valori scarsi, che non mi dovrebbe neanche funzionare niente, vedo HD. Raga, veri mobile, è il meglio del meglio, ma tutte le linee mobile funzionano così, tutte le SIM funzionano così, la linea fissa no, non fa queste cose. La linea fissa è inferiore, però quando tocca le 10 mega vanno uguali, linea mobile e linea fissa, sì, proprio fine fine va uguale, però quando il valore è basso viene sfruttata di più dalla SIM, dalla linea mobile, ve lo garantisco. Provare per credere. Ora proseguiamo a vedere il video. Da noi non c'è nessun problema, certo, problema mio, benissimo, problema mio. Allora, io qua c'ho un altro router, non mi ricordo se ce l'ho qua, però dovrei avercelo qua da qualche parte. Eccolo qua, non so qua sotto, scusate l'estremo disordine. Comunque ho questo altro mio router. Questo router che l'ho usato nella mia vecchia abitazione per... Allora, le cose essenziali le abbiamo sentite. Ora rimandiamo indietro. Rimandiamo indietro e seguite il discorso suo. E anche quello che vi ho fatto io. Io l'ho mega fissa, l'ho provata. Arrivava a 0,95 e si bloccava a 144p. Infatti lui va quasi un mega, che è libero, e a fatica vede 144p. Invece con la linea telefonica mobile e la scheda telefonica, avendo gli stessi valori, per poco non vedi l'HD, che significa che con la fissa con un mega non vedete neanche la grafica più bassa. Se noi clicchiamo questo, l'ingranaggio, qualità, non c'è una risoluzione più bassa di 144p. È la qualità 144p, sono i pixel, la qualità dei pixel.
Allora, vi rispiego, con un mega fisso vedete 144p a fatica. Io adesso non sto andando a un mega, sto andando a 700, 600 kb, 800 kb, cioè 0,60, 0,80 variabili, poco più di lui o più basso di questa persona. Eppure vedo l'HD, ma no, perché la sua connessione è così schifosa? Perché la SIM è superiore, ma al tempo stesso è una vergogna che lui abbia questi problemi. Ma questa persona ha problemi nel download, non necessariamente nella connessione. Perché se voi avete 10 mega e non prendete neanche un mega di download, però prendete quasi un mega di upload, 0,80-0,90 di upload, significa che il servizio arriva tutto, però avete problemi da correggere nel download. Per arrivare al massimo o vicino al massimo, quello che arriva in quella zona, state capendo? Allora io mi sono accorto che le arriva tutto vedendo semplicemente 0,35 nell'upload. Quindi se l'upload è pieno vuol dire che c'è qualcosa da risolvere nel download. Il download è la velocità di navigazione ma anche di scaricamento. Però vi spiego, se voi andate a un mega, ogni mega sono 200 kb. Quindi se voi volete scaricare 2 mega, ci mettete 10 secondi. Non è tantissimo. Non è tantissimo, è per dire, perché comunque è tanta roba. Se tu c'hai da scaricare un file di 1 giga, stato buono, fino a gramatino. Questo va a 0,70 quasi. Quindi praticamente sì e no se tocca le 140 kb. Quindi lui in 10 secondi non scarica 2 mega. Scarica 1 mega e 4. In 10 secondi è una vergogna. Quindi lui per scaricare, per dirvi, un mega 4, se lui per scaricare 14 mega ci mette 2 minuti. 2 minuti. Lui per scaricare 2 mega 4, no, un mega 4, sì. Lui per scaricare 1 mega 4 ci metterebbe 2 minuti. È una vergogna. Come fai a navigare così? E io ero peggio di lui. Cioè, a me mi si bloccavano 240 pixel mi si bloccava, 240p mi si bloccava con la 20 mega per colpa degli albanesi. 360p, 144p. Cioè, tante volte Google neanche appariva. Non che non c'era internet, c'era perché dopo un minuto quasi, dopo 40 secondi mi appariva. Poi caricavo, mi apriva un altro sito, ci metteva un altro minuto a caricare il sito. Ad aprire la pagina mi ci metteva un minuto, ragazzi. Io voglio giustizia. E ho passato per un brutto periodo per colpa di questi. Risentite il discorso che fa, io andavo a 02. Risentite. Anche guardare un video su YouTube, per esempio, cioè per guardare un video su YouTube, adesso non apro perché sennò, cioè, qua falsa lo speed test, però guardare un video su YouTube nemmeno in 144p riesco a farlo senza blocchi, cioè rendiamocene conto, nemmeno in 144p, e questo è estremamente grave, estremamente, visto che comunque il pannello del router di risultato sono questi, i risultati sono normali, e anche lo stesso di Telecom mi hanno detto, no guarda, ma da noi non c'è nessun problema, cioè. Allora, nel caso di questa persona ci sono diversi fattori che te lo rubano. Io che sono esperto, ascolta me se vedi questo video, scusami in anticipo se ti ho preso lo spezzone, ma era per far capire le persone. Però al tempo stesso ti vengo incontro, ti spiego esattamente la problematica che ha avuto. Telecom Italia, ti ha agganciato la 7 mega. Allora, dal servizio ti arriva tutto, c'è un problema alla borchia. In questo caso, perché il servizio dalla Telecom ti arriva tutto dalla centrale, ti arriva il router, ti arriva il valore, qual è il valore che vedi fisicamente? Tu hai avuto un problema, o il collegamento dall'armadio in poi fino a casa, nel senso c'è la centrale della Telecom, che poi connette diversi armadi con scritto TIM o Telecom Italia in mezzo alla strada. Tu hai avuto problemi al collegamento dall'armadio o alla borchia, oppure alla stessa borchia. Perché tu, se vedi questo video, tu stesso titolare di questo canale, scusami se ho fatto il video, oh, ma che porca miseria, mi fai zoomare? Oh, vabbè, giriamo lo schermo, mi sono rotto il cazzo. Allora, guardate, lui c'ha, guardate un cazzo, ma non si vede niente, oh. Vabbè, ho visto prima 0,35. Se tu prendi 0,35, non è un problema proprio di Telecom Italia, ma
ma forse era un problema dell'impianto in casa. Avete presente? Aspetta, vi faccio vedere. Avete presente le bocche del router? La bocca bianca che sta qua. No, questa è una spesa elettrica, poi sto facendo un esempio. C'è una cosa quando sta attaccata al router, qui è una scatoletta che è un filo. Tu avevi problemi o qua alla scatola del router, questa è una presa elettrica, lo so, però ci sono i modem con la scatola con il filo. Tu avevi problemi o alla borchia qui, dal filo qua alla borchia, o il problema di sotto o vicino alla casa all'armadietto con scritto TIM. Quindi la problematica con questa persona l'ho identificata subito per quanto sono esperto, per quanto mi sono abituato a risolvere i problemi e tutto. Invece nel mio caso era un furto, quindi per queste persone che mi rubavano la linea era abusiva e sono tenuti a ripagarmi soldi, non soldi, non me ne frega un cazzo. Ci potevate pensare prima di rubarmi la linea per 3 anni? È una cosa inconcepibile, solo perché non avete soldi, allora potete svuotare la casa, oppure solo perché una persona non ha soldi mi può rompere la casa senza conseguenze. Col cazzo, io avrò il mio risarcimento, come è giusto che sia, e tutto il resto, perché è inconcepibile. Allora le parole di questa persona mi fanno dedurre esattamente che la linea è libera, perché diversi fattori. I fattori sono questi: quando uno te la ruba va ancora peggio, quindi avendo 0,75 ti si blocca la linea a malapena. Un po' abbastanza, comunque se carichi Google vuol dire che nessuno sta attaccato alla tua linea, se no non riusciresti neanche ad aprire Google. Primo, secondo, primo passo. Secondo, è un problema della borchia, perché la linea dell'upload ti arriva tutto, quindi Telecom Italia infatti ha dichiarato staticamente che alla linea a questo ragazzo arriva tutto. Quindi un problema di download, è un mal di servizio del download, e il router alla borchia, se non sbaglio, c'ha due prese. Forse o c'era un problema all'impianto del download al di sotto dentro l'armadio, o c'era un problema alla centrale, no alla centralina, o c'era un problema alla borchia attaccata al muro dove stava attaccato il modem. Cioè, io in 3 secondi ti so spiegare il problema. Qui una cosa vedo, te lo so dire in 3 secondi qual è il problema, per quanto sono esperto. Io giustamente da esperto mi sono sentito pigliato per il culo ogni volta di essere rubato la password. Aggiungere questi pure. La password è una password. Quando una rete la rubi diventa abusiva, si mischiano i dati, estremamente pericoloso, pure per gli hacker stessi. Perché per gli hacker stessi? Uno dice, e vabbè, cosa mi deve succedere? Se tu ti attacchi un wifi di una persona, è già illegale. Ascoltami e ripeto, è illegale. Se poi stai un'altra persona ulteriore, a tua insaputa, che si camuffa, non si rende invisibile il Mac, anche se fa la scansione del router, ti spiego meglio. Se tu ti attacchi alla rete del vicino, però, a parte te, c'è un altro vicino attaccato a questo modo. E se poi. Sì. Sì, sto facendo il video. E se poi. Se poi si attacca un'altra. Se no mi fai perdere il filo. Poi si attacca un'altra persona che è un hacker. Ci rimetti tu il doppio perché sei stato attaccato alla wifi senza permesso. E lo stesso titolare. Lo stesso titolare ci rimette perché non sta qui. Madonna, se tu ti attacchi al wifi e c'è un'altra persona attaccata, praticamente tu che il tuo caso popolezza, tu usi internet solo per navigare, ma anche questo è sbagliato perché è una rete abusiva. Se poi c'è una seconda persona che ruba il wifi, ma tu nemmeno lo sai, quella persona tipo per dirti è un hacker, hacker a te, hacker il titolare, può vedere il tuo traffico, quindi non è mai sicuro attaccarsi alla rete degli altri, perché è insicuro, perché si riduce la velocità e a rischio pericolo dei dati personali, sia del titolare, sia di te che ti attacchi, che poi se c'è una persona abusiva però malevola, capito, che tu sei tipo vuoi solo navigare, però se sei una seconda persona malevola ci rimetti tu, il titolare, e tutte queste cose. Bisogna sapere questi problemi, bisogna saperli riconoscere subito i problemi, perché pure se ti arriva un mal di servizio, pur vedendo questo video, voi stessi sapete dire qual è il problema. Perché se voi vedete lo speed test non è semplicemente uno speed test. Lo speed test è quanto ti funzioni il servizio, quanta banda ti sta arrivando in casa. E non solo questo. Magari ti sottolinea anche allora, se ti arriva la linea tutta, ti sottolinea quanto stai andando. Se te lo rubano, e quanta banda ti avanza in quel momento. Comunque, sempre quanto stai andando, uno direbbe, bell'ignorante deficiente. Allora tu pensi che c'hai 100 mega, se vai a 5 mega, vedi Full HD.
Ti piacerebbe? A me sa che è capitato, me l'hanno rubato pure quando stavo a casa di un altro familiare. Che poi, guarda caso, questo vicinato, quando se n'è andato, non ha più rallentato, capito? Perché volere nel router erano massimi, capito queste teste di cazzo che vogliono fare i furbi con me? Comunque, fatemi parlare. Andavo a 30 mega avanzati. Uno direbbe, ma con 30 mega cosa ti lamenti? Cosa ti lamenti? A parte che abusivi i rischi. Cosa ti lamenti? Quando avanzavano 30 mega su 100, la PlayStation non mandava l'online, non mi funzionava l'online, è solo la PS Vita. Non mandava l'HD. Non mandava l'HD. Poi mi si bloccava tutto, mi scaricava lento. Quindi, cos'è questo che scatola questo fattore? Quindi mi state dicendo, quindi adesso nel video vi starete chiedendo, quindi una 30 mega che avanza tipo da una 1000 mega a 100 mega è inferiore rispetto a un abbonamento fisso a 30 mega che va a 30 mega? Sì, una 30 mega fissa, verso una 100 mega rallentata forzatamente fino a 30 mega, va più veloce la 30 mega libera. Perché? Perché il router, vi spiego in poche parole. Allora, questo è il router. Ah, questo è un joystick, un controller di console. Facciamo finta che sia un modem Wi-Fi. Ma sprigiona onde elettromagnetiche per dare il segnale wireless. Allora, facciamo finta che queste sono le onde elettromagnetiche. Che succede quando si connette una persona 80? Il router scambia informazioni, dati, pacchetti, anche per i formati che siti visitano. E praticamente c'è anche uno scambio di entrata e di uscita. Quando navighi il dispositivo, un telefono cellulare dà l'input al router. Questo tutto in un nanosecondo succede. Più internet è veloce, più lo scambio è veloce, ma anche wireless. Cioè, deve essere veloce anche wireless, non è che c'hai. Vabbè, ora vi finisco di spiegare, poi vi finisco di spiegare il resto. Questo è il router. Questo qua. Facciamo finta. Manda le onde elettromagnetiche. Si connette quello e quello. Praticamente, questo dispositivo prende informazioni da questo. Poi, quando fate una ricerca, fa. Praticamente succede questo. Informazioni. Informazioni, cosa vuole cercare la persona? Questo. Ah. E vi appare il sito che volete. Cioè, praticamente c'è uno scambio di dati, ma anche una funzionalità wireless. E voi vi spiegherete, sì, lo sappiamo tutti, la cosa che non avete ancora concepito, veramente, che più cosa connetti, non è che va a 2 mega e sfrutti 2 mega, col cazzo, quando vai a 2-3 mega, ne sfrutti uno. Io, quando andavo a 2-3 mega su PS Vita, perché in realtà sul router arrivavano 6-5, a me mi si bloccava l'HD sulla PS Vita, capito? Perché quello è una console vecchia che supporta 10 mega di banda, quindi era ancora più delicato. A me mi serviva connessione sulla PS Vita, PS3, grazie tante! Stavo dicendo, grazie tante! Perché comunque è sarcasmo, perché sono incazzato nero, non riuscivo a fare niente. E certe volte anche con il computer, capito che la sfrutta tutta. Mi andava meno di 3 mega, 2 mega, 1 mega, meno di tutto, che non si apriva neanche Google. Un computer che non apre neanche Google, per quanta linea ti rubano. Allora, vi rispiego, se qualcuno non ha capito, cos'è queste, quando hai fatto, cosa significa? Allora, vi spiego meglio. Quando voi prendete il telefono è connesso a wireless, quindi c'è solo il wireless in quel momento, non internet. Vi spiego meglio, c'è internet, ma facciamo finta che non ci sia, così capite meglio. Facciamo finta che questo è un dispositivo wireless, come un telecomando con la TV. Il wireless fa e dà l'input del comando che gli avete dato. La stessa cosa, internet. Quando voi avete un telefono, questo facciamo finta che sia un telefono, volete andare su YouTube, più mega avete, più è veloce, fa. Manda questo, voglio visitare YouTube, cioè praticamente questo, apri YouTube, inizia il buffering, arriva qua, l'input. Poi da qua, comunica con internet, poi nel mondo internet, comunica con il router, e poi, ecco YouTube. Praticamente più mega ci sono, più è veloce la risposta dei server, la risposta di tutto. E sono incazzato nero, certe volte non aprivo neanche YouTube.
Neanche Google! E il mio familiare apriva Google. 40 secondi, poi apriva un altro sito. Presenta l'angolino che... 40 secondi! Un minuto per aprire un sito con 20 mega per colpa di questi! Cioè, io non lo so. Ecco perché sono incazzato nero. Mamma mia! Comunque, vi sto spiegando come funziona. Ve lo ripeto, se voi avete un problema tecnico, come capire da soli che problema è? Semplice, se va piano dall'inizio, comunque cambiate password, non si sa mai. Se migliore era qualcuno che si è attaccato subito, che questi sono pezzi di merda. Magari nel caso siete beccati voi nel suo raggio d'azione, nel suo raggio che vuole fare le stronzate, che cazzo vi devo dire? Se poi migliora la linea e va al massimo è un altro conto. Punto secondo, se la linea va rima male. Un'altra prova che si può fare, senza accusare ingiustamente, nel mio caso accusare giustamente perché ho avuto le prove. Allora, entrare nel router, disabilitare il wireless. Le wireless sono morte. Praticamente, tenete il cavo Ethernet, sia nel router, sia al router, il cavo inserito nel culetto, e nel culetto di quello dove la volete mettete la spina. E praticamente... Fa nella spina, non con le onde elettromagnetiche, l'hacker non si potrà più collegare. Ora ci arrivo, che l'ho già spiegato questa cosa. Praticamente, spegnendo il wireless, vedete, con il cavo internet, vedete pienamente se qualcuno vi sta toccando il router o no. Questo è uno dei passi da fare, per fare i furbi. Terzo, se vi va male per un problema tecnico, come riconoscerlo? Ripeto. Qui c'è la borchia, facciamo finta, qui c'è la borchia, la classica scatoletta con il filo. Ok? Se è per colpa di questo, praticamente... Ora fammi aumentare la durata di sto schermo, che mi sono rotto il cazzo. Oh, 10 minuti, vaffanculo. Allora, vi stavo spiegando. Quando avete problemi di connessione per colpa dell'operatore, ci sono due opzioni da selezionare. Opzione 1. Opzione 2. Quali sono queste cose? E ascoltatemi che persino un bambino dell'asilo è capace. Voi avete un abbonamento per dirvi una 10 mega. Queste cose sono valide con qualsiasi mega, nel senso se avete una 1000 mega, se avete una 100, questo concetto va bene per tutto. Se avete un malfunzionamento, come riconoscerlo? Se nel caso vi fate una 1000 mega e per dirvi andate a 100 mega, allora vi faccio un esempio. Se avete una 100 mega, che al massimo è 100 mega in download e 20 mega in upload. Cosa succede? Come saper riconoscere il guasto? Se voi su 100 mega ricevete 35 e sull'upload ricevete 20 megabit stabili, allora vi so dire già la risposta. Il problema non è nella connessione in sé, ma potrebbe essere un malfunzionamento del download da correggere alla borchia e da vedere all'armadio se ci sono diverse altre problematiche. Avete capito? È facilissimo! Non ci vuole un genio, fate lo speed test. Qual è il nome del vostro abbonamento? Chiamate il vostro operatore. Senta, ma gli dite, senta, ma io che offerta ho? Che velocità ho? E gli dovete dare comunque le vostre credenziali, perché sennò vi pe penseranno che voi siete un hacker che siete entrato nel router e volete rubare informazioni personali. Voi dovete avere prima le carte in mano del vostro abbonamento, l'abbonamento di casa, come si chiama, il vostro nome, il vostro codice utente. Una volta dati queste informazioni all'operatore, ma deve essere attendibile, dovete chiamare il numero originale, praticamente... Cosa dovete fare? Dovete dirgli, senta, io so che ho internet, ho questo abbonamento, però voglio sapere quale abbonamento ho, per esserne sicuri. E l'operatore vi dice, senta, ho visto le tue informazioni sono esatte e tu hai un abbonamento a 100 mega. Allora, come riconoscere?
Che c'è anche un altro casino. Uno direbbe, e vabbè, ho capito, basta vedere 20 mega di upload e una 100 mega. E in realtà c'è un altro bel casino da spiegare. Perché anche una 200 mega ha 20 mega di upload. Capito? E poi ci sono anche le reti simmetriche. Per esempio, se voi vedete 80-60 mega di download e 20 mega di upload, la festina, contentino. Eh no, perché se una 200 mega cala quel valore, ti arriva male quel valore, sai che succede? Che ha un mal funzionamento perché la linea non è settata a velocità piena, quindi è un tantino più delicata, più instabile, mal funzionante. Magari a volte vai a 20 mega. Magari a volte vai a 50, magari spesso se ce l'hai fibra ottica mista, quella misto rame è uno schifo, instabile, guarda, una porca miseria. E poi ci sono altre cose. E vabbè, abbiamo capito, quindi se abbiamo 20 mega di upload, abbiamo una 200 mega o abbiamo una 100 mega. Eh no, e non finisce qua, eh no, ti piacerebbe aver già capito tutto nella vita. Ci sono anche le reti simmetriche. Che hanno 20 mega sia in download sia in upload. Quindi in questo caso chiamare l'operatore oppure informarsi nel contratto. Che operatore hai? No, che operatore hai? Che abbonamento hai? Allora, l'operatore ti dirà: senta, il suo abbonamento è una 20 mega. Oppure ti dirà: il suo abbonamento è una 100 mega. Allora, se ti dice che è una 20, se vedete 20 nel download e 20 in upload, la prendete tutta. Perché il vostro abbonamento è una 20 mega simmetrica. Che significa valori simmetrici? Valori uguali in velocità massima sia nel download sia nel upload. Quindi se avete una 10 mega avete 10 in download e 10 in upload anziché che 1. Se voi avete una 20 mega simmetrica avete 20 nel download e 20 nell'upload. Cioè in pratica ci sono tante cose per sapere, tante differenze per capire che abbonamento si ha. Tante cose, ragazzi. Io sono espertissimo. Cioè, se viene per un tecnico, gli faccio il culo per quanto sono bravo. Una volta è successo che ho nascosto il mio stesso dispositivo, che a lui sembrava strano, praticamente che mi rubava il wifi, si nascondeva e lui mi ha iniziato a dire: no, senti, è impossibile. Sapete come si fa? Sapete come si fa? Vi piacerebbe agli hacker sentirlo? No, non è un hack, non è un hack. Comunque lo dico per schiarire, perché comunque non si fanno queste cose. Comunque basta mettere tipo NAT1 e una volta aver messo tipo NAT1 non è un hack. Basta andare su Google o su YouTube, è una cosa facilissima, dipende dal router. Una volta messo tipo NAT1, cosa succede? Cosa gli dà? Il dispositivo nel modem non è identificabile, non si vede, è connesso. Tipo, tu connetti una sola cosa con il filtro. No, con il filtro. Tu connetti solo una cosa con il Mac, solo una cosa al router, con il tipo NAT1. Tu entri nel router, dice zero cose connesse. Ecco come fanno questi. E poi ci sono anche i Mac Cuff, no, i Mac. Puff, cose così, per camuffarsi, per non farsi identificare, per non farsi neanche vedere. Queste cose mi facevano a me, questi albanesi me la giravano il Mac, me la giravano il proxy, e sì, per il proxy che ho messo. Cos'è il proxy? Oggi il professore devo fare. Cos'è il proxy? Il proxy è una modalità di connettività al modem più sicura. Vi spiego meglio. In quel caso, anche se qualcuno va camuffato la anche se qualcuno mi ha rubato la password, il proxy serve per non farlo navigare su internet. E come si fa a navigare su internet? Dovete mettere il numero che ha messo lui e la porta del codice che ha messo lui. In pratica poi si può navigare. Io ho messo proxy, filtro Mac, per non farli connettere. Rete, nascondi SSD. Nascondi SSD, cioè nascondi il nome della rete, che significa che anche se il router è acceso, risulta spento. Oppure ti appare la scritta rete privata. No, perché quando uno c'ha la password, capito? La vuole essere rubata, no, capito? Vuole andare a magliare. No, voglio pagare la bolletta e andare come un coglione a bloccare tutto. No, quando uno paga vuole il servizio. E quando uno vuole il servizio, non vuole nessuno connesso. Perché dentro al traffico ci sono informazioni personali.
un traffico che assolutamente l'utente che ha pagato o per la famiglia che ha pagato. No, per chiunque, perché chiunque si connetta al wifi, pure un ragazzino, è in pericolo. Perché se un ragazzino magari scopre la password e si connette, lui stesso è in pericolo, come lo stesso titolare. Perché vi spiego, se poi si connette un altro abusivo, magari che vuole connettersi, a parte che poi fa maiale la linea, ma poi si connette uno proprio abusivo, ma malevolo, inizia a fare casini a te, a quello, eppure al titolare, che magari voi ci andate anche di mezzo. Per una cosa che non avete fatto, però so già che erano loro connessi a rubare la password. Capito? Ci sono tanti metodi per difendersi, tanti metodi per scoprire malfunzionamenti, tante cose per identificare il problema, pure da voi potete capire, senza chiamare Telecom Italia. Cioè, raga, adesso vi chiederete, scusa, ma sei tanto esperto, come hai fatto a non difenderti? Quelli erano hacker. Gli albanesi erano degli hacker a rubarmi la password. E poi anch'io ho provato a fare il cavo, a spegnere il wireless. Sapete qual era il problema? Che il computer aveva un ingresso VLAN bruciato. Quindi non potevo nemmeno mettere il cavo. Perché se mettevo il cavo non funzionava un cacchio, un Kaiser, niente. Proprio niente! Se non l'avrei già fatto, avrei messo la VPN per avere giga gratis illimitati come l'ho sempre usata, che è legale. Allora, usare una VPN è legale, perché usi il tuo 4G, un servizio che già in sé per sé è gratuito, ma io usavo in continuazione la prova gratuita per non pagare. Uno direbbe per non pagare, capite? Questa è furba. No, nessuno vuole fare il furbo. Volevo pagare, andavo su pagamento, errore di pagamento. All'inizio era per avere internet gratis illimitato, tanto era anche legale e dovevo resettare il telefono ogni 4 ore per riusare l'abbonamento di prova, perché comunque volevo pagare, ma non mi faceva pagare. Io su Asimo avevo 5 euro, mi faceva pagare. Capito? Poi se non paghi, che succede? Se non fai questa cosa, che succede? Niente, non ti succede niente. Dopo le 4 ore ti si rallenta 64 kb. Dopo 30 minuti all'epoca, o un'ora, non ricordo, il servizio si interrompe. Connessione interrotta e utilizzato il tempo di questo giorno. Capito? Invece se paghi ce l'hai in continuazione. Ce l'hai in continuazione, così, così che funziona. E lo usavo così. Però io il problema con l'ora di prova lo usavo per andare veloce, capito? Però questa app, raga, mi ha salvato perché io, per colpa degli albanesi, io non riuscivo a fare niente, quindi usavo la VPN per navigare, senza, così, perché io non sono come loro. Pure se uno mi dice, ti vuoi attaccare a wifi, alla password? Io dico, no, no, solo a casa dei miei familiari. C'era una rete senza password, per curiosità ho fatto uno speed test, ho navigato un po', poi mi sono staccato, perché ho detto, vabbè, chi se ne frega, chi se ne frega. Tanto c'avevo la VPN, c'avevo tutto, io, chi se ne frega, tanto c'ho la VPN. E un'altra volta ancora scroccai la password a un vicino, no, per fare l'hacker, con un'applicazione bisogna avere i permessi di root. Oh, la password non bisognava neanche metterla, ti si connetteva direttamente. Ho fatto vedere al mio familiare, ascoltate tutto prima di giudicarmi, ho fatto vedere al mio familiare, vedi come ci rubano la password, vedi? E le ho fatto vedere, le ho mostrato con quest'app, almeno con quest'app a qualcuno, non a tutti. Però, perché l'ho fatto? Per fare vedere al mio familiare come fanno, come succedeva, effettivamente succedeva, effettivamente lo facevano, e poi mi staccai subito. Mi staccai subito. Era per dimostrare al mio familiare, vedi, si può rubare, come fanno, come non fanno, come si camuffano, come si nascondono, come fanno i furbi, che io non sono scemo, eh. Sono scemo, anzi, tutt'altro. Sono intelligente tutto io. E giustamente tuttora sono incazzato nero, perché non è possibile pagare 20 mega e andare a 200 kb. Ma io dico, ma razza di rincoglioniti, ma razza di rincoglioniti, che già non ha 20 mega quando scenda di sotto dei 7 mega, sei pure libero di non pagare. Uno direbbe, ma scusa, non potevi non pagare? No, non potevo non pagare, perché il servizio arrivava tutto. E servizio se arriva tutto dalla centrale, sei obbligato a pagare. Sei tutelato dalla legge a non pagare quando non sei il servizio già in sé per sé
dalla centrale ti arriva male o c'è un mal di servizio. In quel caso basta fare uno speed test, inviare la Telecom Italia oppure chiamare un tecnico, avere la dimostrazione, dare la dimostrazione al tecnico, fargli vedere, guarda, questi sono i valori, e poi procedere a diminuire l'importo da pagare al mensile oppure da averlo completamente gratis se va male. Perché chi ha 20 mega, già che va al di sotto dei 7 mega e 2, è libero di non pagare, è libero di cambiare contratto. Io andavo a 200 kb, 200 kb è 5 volte meno di un mega. Cioè io praticamente, fatevi il conto, quant'è? Cioè io andavo in uno schifo, non si apriva Google, non si apriva niente. E chi paga le bollette? Ma tanto non ne pagano loro le 55 euro al mese. No, non le pagano loro, tanto le pagano gli altri. Teste di ca, guarda, fammi bestemmiare, guarda che brutto, però io voglio avere il mio risarcimento, perché non mi sembra giusto che la gente paga le bollette. Io, dall'esempio, un vicino, qualche vicino, no, un vicino mi ha detto, tu vada caramello, io ho detto no, qualche, non faccio nome con lui, poi un altro, a qualche altro mi ha detto, ma lascio perdere, no, io non lascio perdere, si va avanti lasciare perdere le cose o combattere per i propri diritti, per la propria vita. E combattere per la propria dignità. Se tu non fai mai un cazzo nella vita, non otterrai mai nulla. Queste cose, vabbè, che ci possiamo fare? E poi i problemi si aggiungono, ci aggiungono, si aggiungono. Una persona deve combattere. Io non mi rassegnerò mai. Quando avrò avuto i miei soldi, io già al mese pagavo per quell'anno che me l'hanno rubato la 10 mega, io pagavo 55 euro al mese. 54 euro al mese, ragazzi. Cioè, io buttavo a quel paese 108 euro bimestralmente. Ma stiamo scherzando? Io li buttavo per navigare, non per avere una linea da schifo che neanche si apre Google. Ma stiamo scherzando? Ma poi arrivavamo pure obbligati a pagare perché se la linea funziona per colpa di un altro male, tu sei comunque obbligato a pagare. Quando invece è perché loro sono titolati a fare un'indagine. Se invece un bel servizio viene dalla centrale, ripeto, sì, lì possono dirti, sì, guardi, mandiamo un tecnico, il tecnico constata, vi dirà cambiate password, però se riuscite a rimanere variate, guardi, il massimo che li possiamo fare è ridurre il pagamento o a farle avere gratuito per quanto vale. Cioè per dire, anche se vai a 30, uno che ha 30 mega vede 8K, però è una questione di principio, anche una questione di legalità. Tecniche legali sono queste: se tu anche con 30 mega vedi 8K, però se tu hai 100 mega e potresti fare qualunque cosa, per una persona potrebbe fare qualunque cosa, però se riduci a 35, uno è libero di non pagare perché si creano instabilità maggiori, sforzi nella connessione maggiori, quindi rallentamenti frequenti e malfunzionamenti, cose così. Quindi, essendo in queste condizioni, vi spiego meglio. È come se avete un segnale così frivolo che è delicato. Ecco, spiegando in poche parole. E quindi lì siete liberi di non pagare. No perché lo dico io, no perché sono incavolato. No, andatevi a informare. Vedete la legge, vedete le cose. Chi ruba internet, minimo o rischia il carcere se fa uso illeciti, oppure di stare 2 o 3 anni senza internet. E quello è il minimo. Cioè, io voglio avere il mio risarcimento. Io voglio avere il mio risarcimento. Cioè, prima è venuto il mio familiare, dov'è il cane? Io sono tuttora agitato, che non voglio neanche essere rotto il cazzo quando parlo in un video di questi argomenti, perché già parlarne mi vengono i 5 minuti perché mi ricordo. Ma io mi devo ricordare, io devo rimanere incazzato. Cos'è? Uno fa le puttanate alle mie spalle e me lo devo scordare. E poi ci devo comunque pure rimettere da sopra e me lo devo scordare. Col cazzo che me lo scordo. Col cazzo gli piacerebbe. Ci siamo divertiti. E mo. No, no, voi dovete pagare. Paga. Paga. Perché pagavo io, mo paghi tu. Paga. Perché non è possibile avere un mal di servizio con la cacciata. Cioè praticamente c'era la ragazza albanese. Si metteva al telefono. Ah, io. Le parole che fanno loro. E li sentivo dalla finestra. Un casino che facevano un casino con la mia stessa connessione, quindi il doppio dello scocciamento, il doppio dell'incazzatura. Quindi in quel momento non solo dovevi subirti una connessione di merda, dovevi subirti pure la cacciara.
No, questo è niente. Pure il disordine che stava giù, fare figure di merda, insetti, cose, animaletti, per un topolino morto di fronte al cancello. E io pure essere accusato di cose che non ho fatto, ma vedere che è capitato. No, capito? E devo tranquillizzarmi. Col cazzo. Questo l'ho tenuto a pagare. Pagare? Perché non è possibile che la gente paghi le bollette. È come dire che uno è la stessa cosa. E come. Ah, già, anche questo, che accendevano le luci fuori nel cortile del cancelletto. Cioè, accendevano pure le luci di notte, capito? Quindi non solo la connessione. Casino, caciara, disordine giù, facevano a lavare le robe agli altri con le nostre stesse bollette, accendevano la luce sul nostro contatore, ci rubavano internet, facevano casino con il nostro internet, capito? Per colpa di tutte queste cose mi sono incazzato tanto. Intanto io sono buono e tranquillo, ma quando mi incazzo non mi calma più nessuno. Io sono così, se succede una cosa di niente dico vabbè, se c'è una cosa sopra vabbè, ma quando mi incazzo io ragazzi non mi calma nessuno. Hai voglia a cercare di farmi calmare tutto, ma non mi calma nessuno. Cioè, avete dedotto già in quel video di questa persona, no? Che ha detto io ho 0,75 e già dice che è estremamente grave. E già andare 0,78 è estremamente grave. Per con 20 mega è estremamente grave vedere avere 7 mega e 2. Perché? Uno direbbe 7 mega e 2 non è male. No, è male su 20 mega perché è più delicata, più scende, più è delicata. Vi spiego meglio, con 7 mega vedete 1400p, 1440p di qualità, quindi Ultra HD. Uno direbbe, vabbè, con 10 mega si inizia a vedere 2160 e con 20 mega si vedono i 4320. Capite dove voglio arrivare? Che quando praticamente andavo, già era 7 mega 2, andavo quasi un quarto dalla velocità. Ma io magari avevo un quarto, avevo un ottavo, avevo un dodicesimo di connessione. Avevo un dodicesimo. Che bello vedere i 200 KB del cazzo su 20. Che bello andare 100 volte peggio. Che bello, andavo 100 volte peggio. Non è bello, è orribile. Ragazzi, no, no, non si fanno queste cose. Ripeto, perché se voi fate i furbi e vi attaccate a una rete di un altro, se sta però un altro abusivo che vuole solo navigare, ma è già un fastidio per il titolare. Che può denunciare perché non è una cosa vostra. Voi ve la state rubando il servizio. La connessione, l'abbonamento, utenza, un servizio. E voi vi direte: vabbè, tanto la connessione è di questo, possiamo fare le puttanate. Eh no, perché se qualcuno ve ne traccia, vi traccia, so cazzi. E non potete neanche connettervi. Quindi peggio ancora. Quindi non solo un utilizzo abusivo, ma pure illecito. Peggio ancora sarebbe. Ascoltate me, non vi attaccate al wifi degli altri. Perché già io sono un titolare e che sono ancora incazzato e voglio il mio risarcimento, non me ne sanerò mai, quindi figuratevi. Per un'altra cosa, se voi magari rubate la password per navigare su una, poi vi spiego, magari c'è anche una terza persona che magari è un abusivo, però cattivo, che vuole rubare le informazioni, ruba le vostre, ruba le informazioni del titolare e può anche compromettere le prove ai vostri dati. Quindi ripeto, non vi attaccate. E quando vi attaccate internet va sempre più lento, più cose fate più va lento. Non vi attaccate al wifi degli altri, come loro non si devono attaccare a me. Come io giustamente non mi attacco al wifi di nessuno, neanche se me lo chiede. Voi, anche se venite a me, vuoi la password? No. Vuoi qua? No. Io tengo la mia connessione illimitata, in realtà sono 600 giga e più velocità ridotta a 600 KB. E sono incazzato nero con questi. Cioè, morale della favola. C'è gente che dice, e vabbè, ma io con la SIM con 800 KB non ci faccio un cazzo. Almeno con la SIM con velocità ridotta della SIM con questa promozione vedo HD quasi. Ed è buona per me, anche se scarico. Perché questo, loro diranno, vabbè, ma poi si lamentano con noi. No, ascoltate tutto il discorso prima di fare i furbi. C'è differenza tra andare lenti perché l'abbonamento funziona in un modo o andare lenti forzati per colpa di un'altra persona che poteva andare al massimo e per colpa di questi. Non è che navigavo, non facevo un cazzo.
Mi sono dovuto staccare dal router facendo stare il mio familiare e al tempo stesso si continuava a bloccare, mi sono incazzato ancora di più. Che non solo stavo senza wifi, stavo rinunciando al wifi, nonostante che stavo attivo e non lo stavo usando più, ma pure un mio familiare che giustamente andava così male, perché lo sapete quanti erano? In tre? No. In quattro? No. No. In 5? No, sono pochi 5, erano in 6. No, erano certe volte 8, fissi 8, certe altre volte arrivavano a 14 persone al di sotto della casa, attaccati a mio router. Cioè, state capendo bene. State capendo bene. Io dico, potete essere poveri quanto volete, potete essere disagiati. A chiunque vede questo video. Ma se voi vi approfittate della vostra povertà per fare puttanate, è un vostro svantaggio, è un vostro svantaggio. Perché vi rovinate la reputazione, facendo stupidaggini nessuno si fiderà più di voi, e soprattutto un povero dovrebbe essere il primo Kingo Pallino, infatti, che dice, vabbè, se per me i soldi sono importanti, c'ho poco, figurati, questo deve dire un povero. Se io non ho soldi, non posso andare a prendere soldi da un altro oppure rubare un abbonamento, perché io devo mettere al primo posto i soldi anche dell'altro. Perché? Perché è sbagliato rubare. Prima dite che siete poveri, ma poi fate la stessa cosa anche all'altra persona. Si è capito il concetto? Cioè, vi contraddicete da soli, ma non sono povero. No, non siete tenuti a rubare. Niente, né wifi, niente. Avete pochi soldi? Ah, adesso non solo una persona ha pochi soldi, pure mezzo nei guai, quindi è peggio ancora. Raga, non fate ste puttanate, non rubate wifi, non rubate, non fate del male. Se no, può a lungo andare, a me che mi sono sempre comportato male, mi è andata sempre nel sedere. E francamente, fino a mo' mi sono stufato. Perché veramente, ho avuto pure scherzi telefonici, tutto il resto. Cioè, raga, vi ho spiegato tutto, insomma. Adesso il discorso è finito perché vi ho spiegato come funziona il wifi, come funziona il router, come funziona. Un'altra cosa, quando vedete il router senza antenne o con le antenne, non è il router a ricevere il segnale con le antenne, ma le antenne trasmettono il wireless, le onde elettromagnetiche, che nel senso sono le tacche del telefono, nel senso più ti avvicini al router, più le tacche aumentano. Quindi è come una sorta di ripetitore, ma è un esempio semplice per farvi capire. Quindi il router c'ha le antenne interne, esterne, quello che è, se non si vedono sono interne, e quelle trasmettono il wifi con internet. È un'altra cosa. Non è che uno dice io ho il wifi a casa, significa che ho internet. C'è chi ce lo dice perché è ovvio che dice wifi, invece il wifi è un'altra cosa. Il wifi c'è anche il telecomando, Bluetooth, wifi, quando accendiamo la TV, quando quello è trasmissione, segnale, raggio elettromagnetico. Un segnale wireless di trasmissione che tu gli dai input. La stessa cosa funziona il router. Poi se il router funziona internet, ti trasmette internet. Se invece internet è assente, ti dirà internet, nessun accesso a internet, o ti appare dinosauro, o su web, perché non c'è internet ovviamente, oppure ti dirà impossibile accedere a internet. Perché wireless è una cosa, internet è una cosa, quando funzionano insieme è un'altra cosa. Poi c'è anche la sua funzionalità che ho spiegato, le problematiche che possono venire, ho spiegato come funziona, come non funziona. Raga, vi ho detto tutto e lo ripeto, ha voglia di dire non pensarci, ha voglia di dire lascia stare. Io non lascio stare un cazzo, io non lascio stare un cazzo. Io tutti i giorni gli dicevo, non rubatemi il wifi, non rubatemi il wifi. A cambiare password tutti i giorni, ma mi hanno preso per il culo, se ne sono approfittati di una cosa che non è loro, cos'è da azzerarmelo? Ma fanculo, mi devono dare i soldi perché sono pochi, me li devono dare fino all'ultimo centesimo, così ci si impara a non prendere le cose degli altri. Perché nel momento del bisogno mi sono venuti tutti a rompere i coglioni per una cosa che non ho fatto, va a vedere che è capitato. Io stesso sto sostenendo questa cosa, perché veramente mi sono rotto. Di essere detto lascia stare no, non lascia stare. Come voi pagate 50 euro che in un mese e vi dovete trovare i 200 KB. Cioè, per avere zero internet
serve un kbyte. A me me ne avanzava uno 200, cioè praticamente stavo a zero, a secco. Una volta solo, due volte, non ricordo, 64 kb. Cioè, raga, veramente 64 kb. Sapete quanto sono? 100 volte meno di 6 mega. Moltiplicate 6 mega per 2, sono 200 volte meno. Io praticamente in quel momento, sì e no, se andavo vicino alle 300 volte peggio. Io voglio, ho subito un torto, sono dalla ragione e mi frego e me ne fotto di qualsiasi ostacolo, di qualsiasi cosa. Io otterrò i miei cazzo di soldi perché non è possibile. Poi se è possibile, meglio che vi preparate tutti perché vorrò far fare una cosa. Vietato rubare il wifi alle persone. Perché ragazzi, voi dite, ma tanto non lo pago. E se invece e te lo rubava una persona e non riusciva a giocare online, all'inizio dice faccio nulla, dopo uno pick però ti girano che ghiuno, tu magari vuoi parlare con un compagno, vuoi giocare online con un compagno, vuoi vederti un film, qualche cosa, e non riesci a farlo per colpa degli altri. Cioè, tu hai l'abbonamento migliore che puoi avere in questo momento, come i ricchi, c'hanno un abbonamento di per esempio, come gli altri che c'hanno i soldi. Come a dire che c'hanno 1000 mega oppure che c'hanno una 10 giga. Capito? E come si possono permettere quella? Quale servizio che sta in Europa? In Italia? Capito? E poi quasi lì si azzera. Qualsiasi sia l'abbonamento, raga, è normale che ci si incazza. Perché uno sborsa i soldi. Uno sborsa i soldi, ragazzi. Non è che uno prende spicci, li butta, cioè io praticamente è come se io e mio familiare abbiamo preso 24,90 euro al mese, 50, cioè praticamente vi spiego, quando avevo la 10 mega per un anno mi hanno rubato la 10 mega appena, quasi appena venuti, e quella la pagavo 54 euro al mese o 55, poi ho avuto la 20 mega e quella la pagavamo per un anno 19,90, poi dopo quell'anno arrivavano le bollette giustamente di 24,90 euro, che comunque come prezzo ero ottimale, perché anzi di pagare 50 euro piene, anzi di 10 mega ne avevo 20. Già lì ero ottimale. Per colpa di questi, fatevi conto di quanto ci ho rimesso in 3 anni. Quasi 2000 euro. Adesso sono tenuti a ridarmeli. Perché io non è che prendo il borsellino, capito? Lo butto nel cesso. Cioè nel senso, sono stati buttati nel cesso per un servizio che non avevamo, questi che non funzionava. Chiaramente questo è incazzato. Hanno preso pure per il culo, hanno fatto casino, fregandosene delle cose che accadevano. Io voglio i miei soldi. Io voglio avere i miei soldi. Non frega niente a me, raga. Cioè, fidatemi che sono incazzato nero. Cioè, io sono esperto nella materia. Sono esperto, l'ho dimostrato, l'ho spiegato, l'ho fatto vedere. Ragazzi, chiaramente un titolare, così si siede una cosa. Tipo l'abbonamento di PlayStation. Uno si paga, appena pagato l'abbonamento di 200 euro per dire per un anno, l'online è tutto. E mo sa pacchia l'account rubato. Uno dice pazienza. Pazienza, cazzo! Non so 200 euro. Cioè, per dire, non mi è successo questo, anche se mi è stato rubato un account, ma non ci ho speso 200 euro. A me mi è stato rubato un account creato da un familiare che veramente ero legato. Che non vi spiego altre cose. Però vi faccio un esempio. Uno dice, vabbè, ma in fin dei conti, no, avete perso tutti i vostri giochi scaricati preferiti, tutti i vostri dati di gioco, dovete ricominciarli da capo, li dovete ricomprare, dovete nuovamente pagare il plus di 200-100 euro all'anno. Non è fa niente. Non è fa niente. Uno direbbe fa niente, te la vuoi fare. No, andavo male, non riuscivo a navigare, soldi buttati a cesso, sono preso per il culo. Col cazzo fa niente. Raga, col cazzo, che sono scemo. Non è che dico fai niente dopo tutte le cose che mi sono successe, ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando, ragazzi. Se uno dicesse fa niente a tutto, fa una vita di merda perché non combatte per se stesso. È come dire uno le ha svaligiato tutta la casa, dice pazienza. Pazienza. Poi se era un X, metto qua e volevo morire. Pesci tu cazzo. No, io non dico fa niente, io l'ho preso sul personale, ragazzi, mo sto facendo avanti e indietro in casa per non stare fermo. Almeno faccio due passi. Però per dirvi, due passi in casa in questo momento che io esco di casa. Però
Allora, cioè, per dire, è uno schifo, è una vergogna. Ma non è possibile che la gente paghi i propri abbonamenti e li vengono rubati solo perché è povero e non si fa niente. Non ci si prova neanche a parlare, non ci si prova neanche a dire cazziatone. I carabinieri potevano dire: fermatevi, non lo fate più, non lo fate più. Mucana che si è presentata, ne manca. Nudo, io giustamente sono stato abbandonato. In balia di questa situazione, io sono incazzato nero. Perché non è normale. La legge deve fare la legge. Il povero si deve comportare da povero. Ma non per insultare il povero da povero. No, il povero non deve rubare. Se no c'è più debiti. Se tu vai a rubare sei povero. Se tu vai a fare casino e trovi uno che si incazza, questo casco si incazza l'hanno trovato. Finisce male. Cioè che mi devo dare soldi per forza. Non è possibile che ho sentito per 2 o 3 anni. Non riuscivo a dormire, non riuscivo a riposare, non riuscivo a giocare online, non riuscivo a ascoltare un brano musicale nemmeno, non riuscivo a vedere YouTube, non riuscivo a navigare, cioè, screditati perché c'era la sporcizia a terra, furto di abbonamento wifi, furto di abbonamento elettrico abusivo, usato in modo illecito perché anche quando era giorno lo accendevano, screditazione, animali morti, topo morto, insetti. Di tutto e di più, l'acqua che arrivavano agli orti con la nostra acqua, con il nostro contatore perché era un contatore unico, poi se ne fregavano quando passavo i guarifuoi e rubavano la password tutti i giorni, se ne continuavano a fottere tutti i giorni, tante altre cose. Raga, io veramente, giustamente che sono incazzato nero, io non dico fa niente un cazzo. No, non dico fa niente, io voglio avere i miei soldi. Beh, il video finisce qua e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Quando purtroppo ci si incazza, bisogna andarsi da fare per farsi valere, se no che si campa a fare, a dire fa niente e non concludere un cazzo, ma per favore, ci vediamo al prossimo video, che voglio avere i miei soldi.